andiamo subito con Sabina Braschi, che è vicino un ospite. Più che un ospite è un amico, è un collaboratore, è una persona che ha dato tanto a Maria Vision. Basti pensare che quel Gesù misericordioso che vedete nella nostra cappella è un affresco di Dawid Komnenoski, che è un pittore polacco in Italia oramai da tantissimi anni, ha una famiglia numerosissima che è la sua gioia, è appena da poco padre di due gemelle stupende, bellissime. E cosa sta facendo Dawid in questo momento? Ovviamente da buon pittore c'ha una tavolozza in mano piena di colori, di tempera. Cosa ci fai, caro Dawid? Allora, oggi ho deciso di fare per voi Gesù Misericordioso, il tema mio preferito. Ha un obiettivo questo Gesù, cosa vuoi fare con questo quadro? Allora, volevo metterlo in disposizione della Maria Visione perché possa in qualche modo contribuire a questa opera del Signore, quindi volevo anche la mia piccola parte aggiungere in questa giornata oggi particolare. Questo significa che a fine serata, insomma verso le 6:30, 7, avremo un quadro di Gesù Misericordioso che vi ricorderà tanto il Gesù Misericordioso che avete visto nella nostra cappella e che avrete la possibilità di acquistare. Quindi telefonate, se volete questo quadro, telefonate, perché grazie a Davide anche questo farà parte come dire, un gesto di donazione destinata a Maria Vision. Grazie a David, grazie alla sua presenza qui, verremo a trovarti più tardi, Davide, va bene? Anche adesso, possiamo, come sì. Volete, va bene. Veniamo a trovarti più tardi, così commenteremo insieme il Gesù Misericordioso di Dawid Komnenoski. Grazie Andrea, ora torniamo dal nostro David che sta facendo il dipinto. David offre il suo talento per Maria Vision. David, ci vuoi dire qualcosa, una piccolissima testimonianza oppure quello che fai? Io sono felice di essere qua con voi, è il mio grande desiderio che Gesù Misericordioso possa raggiungere le case, si è già diciamo esaurito, già insomma, il fatto che questo Gesù che ho fatto è trasmesso anche con la Coroncina per me è una grandissima gioia. Quindi sono felice di poter anche dare questo piccolo contributo alla Maria Vision. Grazie David. Quindi David offre il suo talento e noi vi invitiamo a chiamare se volete avere il quadro di David, così potete aiutarci con la vostra donazione. Grazie ad Andrea di essere stato con noi, è stato anche lui un grande volontario, un grande amico di Maria Visione, io lo ringrazio di cuore. E vorrei adesso andare un attimino, se la telecamera vieni qua mi segui, da nostro amico David. Dawid Komnenoski, mi voglio fermare un attimino con te Davide, perché tu stai facendo un capolavoro, il Gesù Misericordioso. Io vorrei che entrassimo nel merito della tecnica, di cosa ispira, perché il Gesù Misericordioso di Dawid Komnenoski sta diventando di fama internazionale, direi, perché tantissimi lo richiedono. Quando è nata questa ispirazione e cos'è che la caratteristica, la primizia, la passione che ti porta a vivere e poi a dipingere il Gesù della Misericordia? Grazie, hai detto bene, vivere, questo penso che sia un termine adeguato. La Divina Misericordia bisogna viverla, io l'ho vissuta e la vivo tutti i giorni da quando l'ho scoperto. Gesù che mi si è mostrato in un piccolo santino nel 97 e da lì è nato tutto un nuovo capitolo della mia vita che sta rifiorendo mano a mano e Gesù fa tutto lui. Lui l'unica cosa che vuole da me è che io mi fido di lui e tutto il resto fa lui e questa è un'esperienza bellissima che io li invito a fare tutti. Visto che sono pittore e nel centro di culto della Misericordia c'è il dipinto, io non posso fare altro che dipingere il volto santo di Gesù Misericordioso. E penso che questa sia la mia strada che sto percorrendo e spero di farlo sempre meglio. Come diceva Santa Faustina, chi Gesù ti dipingerà così bello come sei? È un dipinto che non ha una meta, perché la meta sarà lì quando lo vedremo faccia a faccia. Però io, visto che siamo in questa terra, voglio
voglio farlo, farlo vedere alle persone e vivere questa esperienza come vivo io. Grazie David, grazie. Non mi sono allontanata da David Connaschi perché è un genio. Pensate che in mezz'ora sta riuscendo già a completare il suo Gesù misericordioso. Io vi prego di vederlo bene. Prego il telecameraman proprio di zoomare sul lavoro che sta facendo. È la sua caratteristica, dicevamo. David, posso farti un'altra domanda? Posso interromperti? Davide, volevo chiederti, ci hai spiegato la tua passione, il tuo vivere il Gesù misericordioso, ma dove trae l'origine? Quando nasce tutto ciò? Ma storicamente nasce a Cracovia, in Polonia, ma personalmente nasce nel cuore, penso, non so quale cosa intendevi facendomi questa domanda, comunque io penso che tutto nasce nel cuore. Il tuo primo Gesù, quando l'hai dipinto? Quando ho deciso di cambiare la mia vita, sono tornato in Polonia, ho visto, come dicevo prima, questo santino che mi ha parlato, mi ha sconvolto il mio cuore, mi ha riportato, diciamo, in sano, in salvo, in questo oceano della misericordia. E lì ho deciso prima di dipingere la mia stanza. Mi ricordo la mia stanza che era tutta... avevo bisogno di crearmi una piccola cappella, allora nel mio palazzo dove abitavo ho fatto la prima cappella mia, era tutta dipinta, sia anche il soffitto, tutte le pareti, e il primo dipinto che ho fatto era proprio Gesù Misericordioso. Ecco, così partita, diciamo, questa avventura, e non avrei mai pensato che Gesù mi importasse a fare tante altre cose, e tra cui c'era anche un dipinto che ho fatto più grande al mondo della misericordia nel 2002 in Toscana. Davide è papà di 6 figli. Cosa dicono i tuoi figli di questa tua passione per il Gesù? Gesù della misericordia. Allora, Gesù fa parte della nostra famiglia. Se io sono capo, non so, Gesù è comunque sopra di noi. Per molti mesi avevamo a casa la fortuna di avere un grandissimo dipinto di Gesù Misericordioso che era grande quanto la nostra casa. Mi ricordo i bambini lo trattavano come se fosse veramente facesse parte della famiglia, e mi volevano sempre dargli il bacetto, io, perché essendo molto alto, tutte le volte dovevo alzarli su e dargli questo bacio. E poi è stato anche un problema vendere questo dipinto, perché a un certo punto ho dovuto anche venderlo, ma i bambini piangevano, non volevano che lo lasciassi andare, allora ho dovuto fare altri e altri ancora, e ne faccio continuamente. Un'ultima domanda che appartiene proprio alla vita privata della tua famiglia, ma mi sento di dirlo. Il figlio maggiore, il figlio Francesco, ha già fatto una scelta importante per il nostro Gesù. Sì. Francesco è stato chiamato da Gesù fin da quando era cosciente, mi ricordo fin dall'infanzia, prima infanzia, aveva sempre questo fortissimo legame con Gesù e diceva sempre che voleva dedicare la sua vita a diventare un frate. Adesso ha compiuto 10 anni a luglio, già da agosto sta in seminario ad Arenzano, da Gesù Bambino di Praga, vicino a Genova, e sta facendo un'esperienza del seminario ed è molto felice, e io sono molto fiero e orgoglioso di lui, anche se mi manca tanto ovviamente come padre. E come non si fa ad essere fieri di un bambino che già da piccolo sente così vicino la presenza di nostro Signore? Che Dio lo benedica veramente. Davide, ti lascio lavorare perché manca un'altra mezz'ora prima di vedere tutto il quadro completato. Pensate che gioia, che forza, che potenza che ha Davide in quelle mani. Da
Davide ha preparato il quadro di Gesù Misericordioso, vedete, è stato anche completato con una cornice. Ebbene, questo quadro è a disposizione di chi vuole fare una forte donazione per Maria Visione, perché ovviamente il quadro ha un costo e parte di questa spesa andrà per tutte le spese sostenute e per il lavoro svolto da David Komnaski, e una parte andrà a Maria Visione per la sua missione. Io voglio ringraziare Davide di questo lavoro che lui ha fatto per noi in queste ore, e voglio sottolineare ancora un momento la bellezza di questo Gesù Misericordioso. Lo voglio fare con te, Davide, prima ancora che lo firmi e quindi ne dai l'imprimatur di David Komnaski. Voglio chiederti questa cosa, Davide: la forza della tua fede ti ha portato a fare delle scelte che non hanno lasciato dubbi, è una scelta di vita che è tutta dedicata a Gesù attraverso il talento e il dono e il carisma che lui ti ha dato. Cosa devo dire? Non merito queste parole, però cioè, non so cosa posso dirti. Beh, Davide, sei emozionato? Allora mettiamo questa firma e io vi dico: compratelo se potete, perché è un pezzo unico, un pezzo che non ha, oltre a non avere eguali, è credo una figura che tutte le case dovrebbero avere: il Gesù della misericordia, il Gesù buon pastore, il Gesù padre misericordioso che tutto perdona. E se noi siamo certi di questo, chiunque voglia fare una donazione a Maria Visione e dare anche un contributo a David Komnaski, oggi e solo oggi ne ha la possibilità. Grazie.